Welcome back and hi everyone. Benvenuti tutti. This is Consuelo and Susanna from Resurrection Life Church in Zurich, Switzerland. Siamo Susanna e Consuelo dalla Resurrection Life Church in Svizzera, Zurigo. If you want to know how to receive from heaven, se vuoi sapere come ricevere dal cielo, that's our unsolved mystery of today. Questo è il mistero irrisolto per oggi. Stay with us. Seguiteci. Yes, that's actually a big question. How can I receive, or how can you receive better from heaven? Questa è veramente una bella domanda. Come poter ricevere meglio dal cielo? The Bible gives us a key, actually a key and the secret to how you can receive from heaven. La Bibbia ci dà una chiave e un segreto. Come ricevere dal cielo? Let's go to 1 Peter. Andiamo da Primo Pietro. 5:5-6. 5:5-6. And the Bible says, God opposes the proud but shows favor to the humble. Dio dice, Dio si oppone agli orgogliosi, ma mostra favore agli umili. Humble yourselves therefore under God's mighty hand, that he may lift you up in due time. Umiliatevi quindi sotto la potente mano di Dio affinché ti innalzi a tempo opportuno. Maybe you've heard this scripture before. Forse questa scrittura già l'hai sentita prima. But did you know? Ma lo sai? That it takes humility to receive from heaven. Ci vuole umiltà per ricevere dal cielo. Actually, a lot of people are great givers. They give a lot of their time, of their finances, of their goods. E ci sono molte persone che sono dei grandi donatori, donano il proprio tempo, le loro risorse finanziarie, i propri beni. But they have a hard time receiving from God. Ma hanno difficoltà a ricevere da Dio. And again, it does take humility to receive from heaven. E ripetiamo, ci vuole umiltà per ricevere, per riuscire a ricevere dal cielo. And I want to share this brief story with you. E voglio condividere con voi questa piccola storia. And this happened actually more than once. È successo più di una volta. Maybe it has happened to you. Forse anche a voi è successo. That I had in my heart to give, let's say, $100 to a person. Avevo sul mio cuore il desiderio di regalare 100 franchi a qualcuno. And this person came to my mind, I came with the money, and I gave her the money in the church. E questa persona mi è venuta in mente, e in chiesa, gli volevo regalare questi soldi. And the person, nobody was around, it was just me and her. E non c'era nessuno in giro, solo io e questa persona. And I said, I just feel I should give you this, and I handed her the money. E ho detto, guarda, io in cuor mio mi sento di darti questi soldi e glieli ho dati. And she threw the money on the ground. E questa persona ha sbattuto i soldi per terra. And she said, I will never accept this money from you. E mi ha detto, non riceverò mai, non accetterò mai questi soldi da te. And actually, I think we have been doing this with God. E credo che noi facciamo lo stesso con Dio. It takes humility to receive from heaven. Ci vuole umiltà per riuscire ad accettare o ricevere dal cielo. And if you look at the scripture again, e se riguardiamo la scrittura, God says very clearly, Dio dice molto chiaramente, that he shows favor to the humble. Che lui mostra favore agli umili. It is favor when you receive from heaven. È un favore quando ricevi dal cielo. So that he can lift you up, so that he can bless you, so that he can promote you. Così che lui ti può innalzare, ti può benedire, ti può promuovere. But if you're a prideful person, ma se sei una persona piena di orgoglio, it will be very hard to receive from heaven. Sarà molto difficile riuscire a ricevere, accettare quello che il cielo ti vuole dare. Because God will use many times other people to bless you. Perché Dio userà altre persone in modo che loro ti possano benedire. And it is our human nature to say, I don't need your help. I'm not a poor person. I can do this myself. Ma è la nostra natura umana di dire, di rifiutare l'aiuto, di dire io non ho bisogno di aiuto, me la ce faccio da solo. Pride hinders people from receiving. L'orgoglio fa in modo che le persone non riescano a ricevere. And here is another thing. È un'altra cosa. You know what can help you to humble yourself? Sai cosa ti può aiutare a diventare più umile? There's many different things. Ci sono molte cose. But one way that can help you to become a more humble person. Ma un modo per riuscire a diventare una persona più umile. Is praying in your heavenly language. È pregare nello Spirito Santo, nella tua lingua celeste. Is praying in other tongues. È pregare in altre lingue. Because you tell God. Perché tu dici a Dio, I'm not insisting on my way.
Non insisto nei miei modi. I don't insist on my language. Non insisto nella mia lingua. I humbly accept. Mi sottometto, I accept con umiltà accetto that you gave this heavenly language from heaven. Che tu mi hai dato questa lingua celeste dal cielo. On the day of Pentecost. Nel giorno di Pentecoste. And again God says we must humble ourselves. E Dio, ripetiamo, ci dice dobbiamo essere umili. If you have trouble receiving healing, receiving blessings from heaven, se hai difficoltà a ricevere delle benedizioni dal cielo, delle guarigioni, pray in the Holy Spirit. Prega nello Spirito Santo. It will help you to become more humble. Ti aiuterà a diventare più umile. And you will be able to better receive what God has already prepared for you. E sarai capace di ricevere meglio quello che Dio ha già preparato per te. And God has many blessings for you. E Dio ha preparato molte benedizioni per te. But He wants us to receive with open arms. Ma Lui vuole che noi riusciamo a ricevere tutto ciò con le braccia aperte. He wants us to enlarge our capacity to receive. Vuole fare in modo di allargare la nostra capacità di ricevere. Pray in the Holy Spirit. Prega nello Spirito Santo. This is your trick and your clue and your key for today. Sì, questo è il tuo trucco, la tua chiave, il modo per risolvere ciò oggi. Thanks for watching. Grazie per averci visto. Bye bye. Ciao ciao.